mai stati al CEP? No. Ok, ne avete mai sentito parlare? Forse sì, però non mi sono mai... Io pensavo fosse una scuola. No. Sì, ci sono passata. Ci siamo stati, però, bisogna dire che siamo stati nella palestra, che è lì. Il Palacep, sì. Alla Pianacci, quindi. Sì. No, non sono mai stata al CEP. Sì. Sì. Ne ho sentito parlare, poiché la mia associazione sportiva, che si occupa di insegnare parkour, è andata a collaborare insieme alla WISP facendo dei corsi per distrarre i ragazzini dalle realtà che magari li circondano e cercando di farli passare il tempo il pomeriggio nello spazio che li circondano in maniera più costruttiva, allenandosi insieme e facendo attività sportive insieme. Ok, quindi è una realtà ancora cupa, tra virgolette, per questi bambini? Assolutamente, anche perché ovviamente le realtà sono sempre rimaste lì all'interno e non sono mai state cambiate in maniera radicale e sono rimaste quelle che sono sempre state. Okay. Una volta? Ok, e se dovesse descriverlo con uno o due aggettivi, come lo descriverebbe? Ma non ho sufficiente conoscenza per poter darvi una descrizione attendibile, quindi non lo descriverei. Un bel quartiere. Degradante. Sì, una zona degradata abbastanza. Pericolosa. Arcobaleno. Su due piedi malfamato. Dimenticato. Degradato. Perso nei monti. Periferia. Degrado. Cioè dovrebbero essere case destinate a persone che realmente hanno delle problematiche economiche importanti e sicuramente non essere case dove entrano persone, ma non dico extracomunitari, ma per essere latissime, persone di ogni tipo, sì, magari in maniera non legale. Ma avete mai sentito parlare della Pianacci, del Palacep? No. No. Quindi neanche degli eventi che organizzano? No. Mai. Ah, è sì. Ok, e ha conoscenza anche degli eventi che organizzano? No. Diciamo che se in un contesto di comunicazione è carente perché non ne ho mai sentito parlare. Ok. Okay. No, ecco, forse anche questo è il problema del CEP, che tante persone non si informano su quello che c'è, quindi probabilmente anche per quello che hanno una visione distorta. Sono stato in un pala CEP che è una struttura coperta, mi sembra in legno e in parte le travature in legno, mi sembra comunque una struttura moderna. No, probabilmente sono andati a tenere i corsi anche lì. CEP è ancora un nome che fa paura? Non più di tanto, no, non so. Insomma, secondo me un po' sì ancora, perché non si conoscono ancora bene le cose che ci sono all'interno, quindi un po' così. Per alcune persone sì, e per come ne parlano sì. No. La leggenda dice che c'è un po' di raggruppamento di... Infatti, era... Non bella vita. Ok, quindi però... comunque qualcosa, diciamo, mi fa pensare a qualcosa di non tanto bello. Sì. Purtroppo sì. Fa paura, sì, perché... vuol dire emarginazione.